in questo numero di Motori Magazine. Honda ZRV che grinta. Dacia Spring, l'elettrica che piace agli italiani. L'Alpine elettrica resiste al freddo polare. Honda presenta ZRV e HEV Full Hybrid, il nuovo crossover ibrido sportivo a metà strada fra HRV e il nuovo CRV. Più largo di 50 mm rispetto all'HRV e più basso di 59 mm rispetto al CRV, è quindi compatto ma al tempo stesso spazioso. A livello di motorizzazione vanta l'ultima versione del motore 2 litri a iniezione diretta e ciclo Atkinson abbinato a due motori elettrici per offrire una coppia paragonabile a quella di un motore a combustione interna da 3 litri. Questo grazie all'avanzata tecnologia ibrida iHEV che fornisce al propulsore una potenza totale di 180 cavalli con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi. Le emissioni di CO2 sono sotto i 130 grammi per chilometro, mentre i consumi sono di 5,7 litri ogni 100 km nel ciclo combinato. Tutto ciò garantisce negli ambienti urbani di muoversi principalmente in modalità elettrica a zero emissioni, mentre a velocità costanti, come in autostrada, il sistema passa alla modalità engine drive, alimentata direttamente dal motore a combustione con la minima dispersione, che viene all'occorrenza assistito dal motore elettrico. Quando invece serve la massima accelerazione, il sistema torna in modalità ibrida per sfruttare appieno la forza del motore elettrico. In tutte le modalità di guida, poi, l'energia della frenata e della decelerazione viene recuperata per migliorare l'efficienza complessiva, con bassi consumi, soprattutto in situazioni di traffico intenso. Un selettore permette di passare da una modalità di guida all'altra tra le quattro disponibili, normale, sport, econ e snow, che calibra su misura la risposta dell'acceleratore per agevolare la guida su superfici a basso attrito e ridurre così il carico sul guidatore in condizioni difficili. In attesa che gli incentivi statali siano realtà, Honda taglia il listino dello ZRV e HEV Full Hybrid. 1.400 euro in meno per la versione Elegance e 2.000 euro in meno per le versioni Sport e Advance. Il nuovo crossover ibrido sportivo è quindi ora in vendita a partire da 36.900 euro, con ulteriori 5.400 euro di ecoincentivi Honda. Nuovo design, nuovo motore, ma senza alzare il prezzo. È questo il DNA della seconda generazione della Dacia Spring, la quinta auto elettrica più venduta nel nostro paese. Nel 2023 l'hanno scelta in 2267, anche grazie al prezzo attorno ai 20.000 euro, ma non solo. La nuova Spring ha un design che la avvicina all'ultima generazione di Duster ed è disponibile in 6 tinte. Due gli allestimenti, così come i motori, Expression ed Extreme, per la nuova versione da 65 cavalli, mentre per la classica da 45 cavalli è disponibile solo l'Expression. Con il propulsore più potente, l'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede meno di 14 secondi, che salgono a 20 con il motore da 45 cavalli. Il peso è comunque contenuto, meno di una tonnellata, determinando un consumo al di sotto dei 14,6 kWh ogni 100 km, sfruttando le capacità della batteria da 26,8 kWh. Tutto ciò genera un'autonomia superiore a 220 km in tutte le versioni, che è più che sufficiente per i clienti Spring, che percorrono in media 37 km al giorno. Per la ricarica, la soluzione più rapida è quella in corrente continua da 30 kWh, che consente di passare dal 20 all'80% di carica in appena 45 minuti. Non solo, nuova Spring offre anche la funzione di ricarica bidirezionale che consente di utilizzare l'energia immagazzinata nelle batterie come fonte per ricaricare ad esempio una bicicletta pedalata assistita o un monopattino. Più ricca anche la dotazione all'interno, con display da 7-10 pollici, sistemi di infotainment. Cresce anche il miglior volume di carico che arriva a 308 litri, che diventano 1.004 litri con i sedili posteriori ripiegati. Disponibili anche frenata automatica d'emergenza, riconoscimento della segnaletica stradale con avviso di superamento del limite di velocità. La nuova Spring è in arrivo quest'estate.
La gestione e l'utilizzo delle vetture 100% elettriche a temperature molto basse è al centro della ricerca per tutti i grandi gruppi globali. L'ultimo esempio arriva da Alpine, che da oltre 2 anni sta stressando i prototipi della nuova A290 elettrica. Nelle concessionarie arriverà a metà anno, ma intanto, proprio per evitare problemi legati al freddo, la City Car sportiva a 5 posti è oggetto di un programma completo di sviluppo e messa a punto in Svezia. I tecnici della casa francese stanno implementando, da un lato, l'aderenza in condizioni meteorologiche estreme, con temperature che possono scendere al di sotto di meno 30 gradi centigradi, e dall'altro l'efficienza del sistema elettrico. Test anche sul riscaldamento, qualità del disappannamento e dello sbrinamento dell'Electronic Stability Control. Tutto nuovo anche il volante sportivo in pelle nappa, tramite cui si potranno gestire 3 funzioni chiave riprese dal volante delle Formula 1 Alpine: modalità Overtake, Recharge e Drive ad accesso diretto. La nuova A290 sarà equipaggiata con pneumatici Michelin Pilot Alpine 5 per l'inverno, mentre per i mesi più caldi sono stati scelti i Pilot Sport EV per un'efficienza energetica ottimizzata e Michelin Pilot Sport S5 per chi cerca la sportività. Su ogni pneumatico poi sarà apposta la marcatura esclusiva A29, che riprende la logica di codifica dei singoli modelli Alpine.